Accolto come profugo a Treviso, in realtà era uno scafista, ma l'arresto dura solamente un giorno, fermato a Natale e rilasciato a Santo Stefano. Prima polemica del 2016 a Treviso, il blocco totale del traffico è stato un successo per il comune, un flop per le opposizioni. Dopo la siccità arriva la prima timida nevicata dell'inverno, ma da stasera con il gelo si teme il ghiaccio. Altro che blocco del traffico e limitazioni ai panevini, il presidente Zaia propone riforme strutturali per sconfiggere lo smog. Sono 5 gli indagati per la morte di Marta Lazzarin, la 34enne incinta, deceduta all'ospedale di Bassano, domani l'autopsia. L'imprenditore di Castello di Godego arrestato per una bancarotta fraudolenta da 10 milioni di euro alle aziende a Resana. Prima insulta e poi aggredisce due giovani marocchini in zona stazione, manette per un 27enne trevigiano. Domani cominciano i saldi, commercianti sfiduciati, non ci si può rifare con gli sconti di una stagione andata male. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Treviso. Dunque, in apertura la vicenda che sta facendo discutere a Treviso di uno scafista che era stato accolto come profugo dalla Caritas, scoperto, poi è stato arrestato, ma il fermo è durato solamente un giorno. Vediamo. Gestiva il traffico di esseri umani tra l'Africa e l'Italia, eppure lo scafista arrivato a Treviso come rifugiato è stato ospite per diversi giorni della Caritas di Via Venier. Per lui, un giovane ragazzo del Mali con diversi alias, un luogo sicuro dove ha vissuto, dormito e mangiato. Accudito in tutto e per tutto accanto agli stessi immigrati dei quali aveva pretese e riscosso il pagamento di 1.200 dollari a testa per quella che viene definita la traversata nella carretta del mare, dalle coste libiche a quelle siciliane. Scafista arrestato dalla polizia di Treviso a Natale, dopo essere stato raggiunto da un provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che con intercettazioni e prove concrete ne svelava la vera identità. Fatti ritenuti tuttavia insufficienti dalla procura di Treviso, che all'alba di Santo Stefano, nonostante la fondatezza delle prove raccolte, lo ha rilasciato, scarcerandolo e lasciandolo nuovamente libero di tornare a gestire il traffico di africani con il mercato di esseri umani. E a Treviso fa anche discutere il primo blocco totale del traffico per fronteggiare l'allarme inquinamento. Diverse macchine, infatti, ieri sono state viste circolare per la città. Doveva essere la domenica piedi di Treviso. Ma ecco cosa succedeva attorno alle 15, lungo il PUT, alla curva davanti al Park del Negro. In quasi un minuto, diverse le auto che sfrecciavano in barba allo stop al traffico. Contiamole insieme. Ben 16 le auto in transito in nemmeno un minuto. E mentre oggi Casugana si affida a un comunicato stampa dichiarando che avrebbe usato la macchina soltanto il 5% dei residenti, c'è chi tra le opposizioni parla di autentico flop. Evidentemente per l'ennesima volta il sindaco si è dimostrato un po' debole da questo punto di vista. Nel senso che la male organizzazione è fatto da spalla ai furbetti, i quali hanno circolato liberamente per la città. Non capisco quindi il senso di una giornata ecologica così, che di fatto ha semplicemente penalizzato le attività commerciali del centro, le quali si sono visti dimezzate le prenotazioni con degli enormi danni economici. Per il consigliere comunale Mario Conte, alcune vie come quella da noi monitorata sarebbero state altamente trafficate, altro che furor di bici come risposta al blocco alla circolazione è prevista dalle 9 alle 19. Ma il comune ribatte con le cifre. 200 controlli agli accessi alla città, dicono sempre nel comunicato stampa, e un centinaio allo stadio Monigo. 35 le sanzioni comminate. Ma le opinioni sono contrastanti. Fare una domenica ecologica con 1.000 deroghe non ha senso, non serve a nulla. C'erano 5.000 spettatori allo stadio di rugby, i quali sono arrivati tutti con le proprie autovetture. C'erano messi in tutte le parrocchie, i quali i fedeli sono arrivati con le auto. Quindi non proprio perde il significato della domenica ecologica. Vogliamo fare una domenica ecologica? Chiudiamo la città e nessuno deve entrare in auto.
Mancano poche ore al tradizionale appuntamento con i pane e vin della Marca, falò che si terranno a macchia di leopardo per via delle varie ordinanze che li vietano a causa dell'inquinamento da PM10. Attesissimo quello di Arcade, la cui accensione si terrà alle 21 in centro città, 10 ad oggi quelli autorizzati a Treviso, che si terranno tra martedì 5 e sabato 9 gennaio, 8 quelli di Valdobbiadene, 3 i pane e vin autorizzati invece a Conegliano, 1 quello di Maserada, dietro al municipio. E sull'allarme inquinamento si è pronunciato oggi anche il presidente della regione Luca Zaia, commentando anche i blocchi del traffico e le limitazioni ai pane e vin. I rimedi per eliminare l'inquinamento, dice, sono ben altri. Diciamocelo con serietà e chiaramente, tutti gli anni accade questo, accade che si aspetta la pioggia, quest'anno è arrivata e sta arrivando con più ritardo, ma arriverà e come al solito spazzerà le polveri sottili e anche le polemiche. Nell'immediato noi dobbiamo dire che le soluzioni reali non ce ne sono, piuttosto dovremmo auspicare che a livello nazionale si prendano decisioni forti circa le fonti rinnovabili di energia, che si utilizzi un'energia sempre più pulita. Altro che targhe alterne e altre soluzioni, tampone, quello dell'inquinamento per il presidente della regione Luca Zaia è un problema serio e seriamente deve essere risolto con una regia a livello nazionale. Tutto il resto, compreso il dibattito sulle altezze dei pane e vin, è inutile. A me ormai sembra un cerimoniale di corte, me lo lasci dire. Tutti gli anni in questo periodo la polemica sui pane e vin, sull'altezza, sulla grossezza, su quanto distante deve starci. Si bruceranno i pane e vin come al solito la notte dell'Epifania, il giorno dopo ci sarà un'altra polemica. Voltando pagina, Zaia chiede chiarezza sulla morte delle due donne incinte avvenute in provincia di Treviso, tra di loro Marta Lazzarin, la 34enne di Giavera del Montello, morta all'ospedale di Bassano il 29 dicembre. Sono due fatti tragici e ci sono delle relazioni dei medici assolutamente dettagliate rispetto alle cure e tutti gli aspetti clinici che sono stati monitorati. E assolutamente bisogna fare chiarezza fino in fondo nel rispetto delle famiglie, di chi ha perso la vita e anche di chi ha lavorato, dei medici che erano presenti. E senza enfatizzare in questa fase, e quindi chiunque volesse controllare la magistratura piuttosto che gli ispettori che vengono da fuori sanno che hanno tutte le porte aperte e le carte a disposizione. E a ridurre lievemente il livello di inquinamento nell'aria, stamattina è arrivata la neve, ma ora con la sera e l'abbassarsi delle temperature si teme il gelo e quindi il ghiaccio. Il problema c'è che magari stanotte c'è un abbassamento della temperatura, possiamo arrivare anche a meno 4, meno 5 gradi in qualche zona e quindi c'è il problema delle strade ghiacciate. Protezione civile provinciale allertata per l'arrivo di gelo e ghiaccio, per i quali si raccomanda la massima prudenza alla guida, specie nelle prossime ore serali e notturne. Le strade comunque, per quanto riguarda quelle provinciali, sono già state trattate con i sale e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ho visto che tanti comuni hanno trattato anche loro le strade e quindi speriamo che la viabilità tenga per i cittadini e non crea alcun disagio. Piano neve del resto già avviato nelle scorse ore con una settantina di mezzi, per quanti in pianura come lungo la pedemontana si sono risvegliati nella più classica atmosfera delle feste, con l'arrivo dei primi fiocchi ad imbiancare la Marca. C'è un po' di neve stamattina, in particolar modo sulla parte orientale delle province di Treviso, sulla bassa trevigiana, in particolar modo sul Petrigino Motense, è venuta un po' a macchia leopardo, le strade comunque erano pulite, poi era una neve che la gente si aspettava perché tanti sono stati rimasti contenti, visto anche il problema dell'inquinamento. Quindi vuol dire anche tirare via un po', pulire le strade, minore inquinamento, il problema è proprio dei PM10, ma anche per l'agricoltura stessa, perché un po' di neve fa bene sia per i vitigni, fa bene sia anche per l'ADQ di Treviso e per tanta altra ortofrutta. E ora voltiamo pagina, parliamo di cronaca. Arresti domiciliari per un imprenditore edile originario di Castello di Godego, ma attivo con le sue imprese a Resana. Gli viene contestata una bancarotta fraudolenta da quasi 10 milioni di euro. Una bancarotta fraudolenta da 9 milioni e 400 mila euro. È stata un'indagine complessa e articolata, quella della Guardia di Finanza di Treviso. Nel mezzo dell'indagine, un imprenditore agli arresti domiciliari e due aziende fallite, l'Euronoleggi SRL nel 2010 e un'impresa individuale nel 2014. Si tratta di un imprenditore edile operante a Resana, che è stato tratto agli arresti domiciliari il 29 dicembre. A seguito, diciamo, di un'indagine condotta dal nucleo per bancarotta fraudolenta su due fallimenti di una ditta individuale di una SRL
dell'arrestato. Secondo le Fiamme Gialle, oltre ad aver depauperato il patrimonio societario, distruggendo e occultando le contabilità societarie, l'imprenditore non ha depositato i bilanci né presentato le dichiarazioni dei redditi a partire dal 2009. Lui spesso e volentieri ha evitato di consegnare alla curatela la documentazione aziendale e poi anche distratto due autovetture, una Mercedes e una Ferrari. La Mercedes è poi stata ritrovata, la Ferrari ancora no. Il recupero della Mercedes è stato fortuito. L'imprenditore aveva detto al curatore fallimentare di non sapere dove fosse finita, ma è stato proprio il curatore a sorprendere per caso l'imprenditore mentre parcheggiava l'auto davanti ad un istituto di credito. Ed ora altre notizie di cronaca, in breve, dalla provincia di Treviso. Domani l'autopsia sul corpo di Marta Lazzarin, la 34enne di Giavera del Montello morta nella 27esima settimana di gestazione all'ospedale di Bassano. Mercoledì le ispezioni previste dal Ministero. Intanto sono 5 gli iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Vicenza. La giovane era entrata in ospedale con febbre alta e perdite di liquido amniotico. Iniziate le contrazioni, era aspirata mentre cercava di espellere il bimbo che, secondo il monitoraggio, era morto da almeno 2 giorni. Arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere, un coltello a serramanico di 13 centimetri, lesioni e ingiurie aggravate nei confronti di 2 giovani marocchini, uno schiaffeggiato e l'altro preso a testate davanti al kebab di Corso del Popolo, dopo averli invitati a rientrare nel loro paese d'origine. A fermare un 27enne trevigiano in evidente stato di ebbrezza ci hanno pensato le manette della polizia. Il riscaldamento non funziona e i pazienti si ricevono al freddo. Un guasto alla caldaia ha creato qualche disagio, ma non ha interrotto i servizi, tra cui il poliambulatorio e il punto di primo intervento alla sede distrettuale dell'Ulsotto di Crespano del Grappa. Il guasto è stato poi riparato. Irrompe nella casa della madre 82enne, nella quale gli era stato proibito di rientrare con un provvedimento di allontanamento, tenta di aggredirle, la minaccia di morte. La polizia ha arrestato un 40enne di Treviso dopo che il fratello e una vicina di casa avevano tentato inutilmente di calmarlo. Per la donna un ricovero in ospedale con una prognosi di 4 giorni. Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato un incendio all'interno di un silos di materiale ferroso in via della Libertà a Candeludi Maserada. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 10 di questa mattina, concludendo l'intervento attorno a mezzogiorno. Ora voltiamo pagina, domani cominciano i saldi, sono molti gli acquirenti che si preparano agli acquisti, ma i commercianti trevigiani sono sfiduciati, ci vuole ben altro per raddrizzare una stagione andata molto male. Lei aspetta ancora il saldo? Francamente io di misure sono medio, quindi bisogna vedere che cosa si trova, però può avere anche un senso, insomma, ecco. Aspetto i saldi prima di acquistare qualcosa. E quindi che cosa vuole comprare in saldo? Una pelliccia ecologica e spero di trovarla qui a Treviso perché in Emilia Romagna sono ancora carissime. È l'effetto migrazione per i saldi, ma al di là di questa signora, per i negozianti del centro storico del capoluogo sarà difficile rifarsi di una magra stagione, dicono. No, non è un momento, per noi non è un momento di guadagno, in quanto vendere merce piena, sicura anche appena riassortita, a notevoli sconti non è mai un grosso, cioè non è mai un guadagno. Con la gente di fatto già a caccia dello sconto da prima dell'ufficialità dei saldi. Per cui sì, attenderemo insomma i primi giorni per fare qualche spesa a cui abbiamo rinunciato nei mesi precedenti. Conferma che giunge anche dagli stessi commercianti, per i quali, franchising a parte, i saldi non rappresenterebbero affatto un'opportunità. La stagione è ancora piena, dunque io onestamente lo vivo come uno sconto forzato, in quanto la stagione, ripeto, è piena, abbiamo serie che sono ancora complete e onestamente fare il ridosso delle vacanze di Natale non va assolutamente bene. Sembra quasi un prendere in giro la clientela, che nel giro di 2 giorni, 3 giorni, anche se è saputo, perché ormai è di dominio pubblico, per me la cosa non va bene.
Un'informazione di servizio, il ricevimento merce del Banco Solidale di Rete Veneta, che abitualmente si tiene di martedì presso la sede della provincia di Treviso, questa settimana non verrà effettuato per la chiusura della sede della provincia, riprenderà regolarmente a partire da martedì prossimo. Giovedì la consegna della borsa invece avverrà regolarmente. E all'insegna della solidarietà sarà anche l'appuntamento di mercoledì 16 alle ore 15 nella sede di Rete Veneta di Via Fontane 83 a Villorba con il passaggio della Befana di Rete Veneta. Siamo in chiusura di telegiornale, prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con il cinema di Rete Veneta questa sera a partire dalle 21.05, vi proporremo il film L'amante pura con Romy Schneider e Alain Delon. Ed ora nel salutarvi e nel ringraziarvi per la cortese attenzione vi lascio con le immagini del presepio degli Amici del Cuore di Montebelluna, un'associazione di volontariato a tuo supporto dei cardiopatici. Grazie per averci seguito, arrivederci. Questo presepe è stato fatto da un nostro socio che si chiama Giuseppe Zanatta di Volpago, che è un artigiano che ogni tanto ci fa delle cose un po' strane e simpatiche. La nostra associazione è un'associazione di cardiopatici, facciamo prevenzione nel territorio, facciamo anche della socializzazione e in maniera tale da aggregare i nostri soci alla partecipazione a passeggiate per andare a vedere i presepi e in questo caso il presepe ce l'abbiamo anche in sede. Associazione Amici del Cuore. Buon anno a tutti!